amici di Penne e Calamaio, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi a tenerci compagnia c'è Silvia Maira. Silvia, benvenuta. Ciao, buon pomeriggio. Allora, iniziamo con la prima e più temibile domanda. Chi è la Silvia di tutti i giorni e chi è la Silvia scrittrice? Oh, la Silvia di tutti i giorni è una Silvia di famiglia, quindi una mamma, una moglie, una donna di casa. Che si dedica alla sua famiglia, agli orari scolastici, a tutte le incombenze quotidiane. E poi la sera, quando tutto tace, tutto si tranquillizza, si veste i panni della scrittrice, libera la sua fantasia e sta in compagnia dei personaggi. Quindi io sono una scrittrice serale, ecco, scrivo la sera, di notte, quando c'è tranquillità e silenzio. Quindi sei un animale notturno in pratica. Praticamente. le idee, le idee più belle mi vengono sempre la sera. Forse di giorno non riesco a concentrarmi per tante situazioni. Primo fra tutti il telefono che squilla in continuazione, per un motivo o per un altro. Ci sono, non so, la luce forse. Invece la sera mi metto nel mio angolino con la luce da tavola, da sola. E in quel momento mi vengono le idee. Quasi tutti i libri li ho scritti di notte. Beh, la notte è una consigliera per eccellenza, questo si sa. Sì, sì, come? Aiuta a concentrarsi. È vero. Senti, c'è un personaggio tra i tuoi che puoi definire la Silvia di carta, ovvero il tuo alter ego? Allora, uno proprio no, perché in ognuno c'è qualcosa di me. Magari c'è quello che è musicista perché amo la musica, quell'altra che ama il teatro perché amo il teatro, l'altra che è ballerina perché mi piace il ballo, però in nessuno dei personaggi proprio c'è tutta Silvia, c'è un pezzetto in ognuno. Forse, non so, personaggi più recenti, quelli che ho creato, l'Alba, ecco, Alba di Una promessa per sempre, quella forse che caratterialmente si avvicina di più a me. Senti, invece un cocco di mamma o libro personaggio c'è? Sì, assolutamente, sicuramente è uno dei libri a cui sono più affezionata. Allora, il libro di esordio sicuramente, perché quello proprio è come il primo amore che non si scorda mai, però quello a cui sono più emotivamente legata è Una promessa per sempre, perché l'ho scritto in memoria di un mio prozio che è morto durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi a questo sono più legata. Beh, un evento tragico e che comunque fa parte della storia. Sì, anche perché è morto scomparso in mare, quindi non è mai stato ritrovato. E quindi scrivendo questo libro, che è un libro a quattro mani, l'ho scritto con un altro autore che è Valerio Sericano, ho potuto far conoscere la storia di questo ragazzo, che è anche la storia di oltre 300 ragazzi morti nell'affondamento di questa nave durante la Seconda Guerra Mondiale. E grazie al libro, che è una pubblicazione Bertoni Editore, siamo riusciti a rintracciare a distanza di oltre 70 anni le famiglie di altri giovani scomparsi in quella tragica data, che è il 29 giugno del 1942. Quindi è per questo che tra tutti i libri questo è quello a cui sono più emotivamente legata. Io dico è quello dove qui batte il cuore. Poi c'è il libro di esordio, Un cuore a metà, e quello è stato un successo inaspettato, nel senso che ho scritto di un personaggio affascinante di 60 anni, imprenditore romano, di nome Ruggero, e allora mi sono arrivati messaggi da tutte le lettrici impazzite per questo personaggio, volevano sapere se fosse realmente esistito, e io ancora ad oggi rispondo, non ve lo dico. Vabbè, giustamente, ognuna ha i suoi segreti. Sì. Comunque è stato amato, sarà stata la storia che ho creato tra Ruggero e Aida, 30 anni di differenza, e come libro d'esordio non mi aspettavo io questo riscontro. Beh, è stata una grande soddisfazione, no? Sì, è stata una soddisfazione, è stato anche poi l'input che mi ha fatto scrivere il sequel di Un cuore
a metà e poi tutto quello che è venuto dopo. Ho cominciato a crederci, ho detto allora forse si può fare. Senti, come ti è scattata la molla della scrittura? Cioè, un giorno hai detto, toh, non ho niente da fare, provo a buttare due righe su un foglio, oppure ti hanno spinto a farlo? Allora, mi è sempre piaciuto scrivere. Diciamo che è scattato la molla, propongo il libro all'editore, perché qualcosa ho sempre scritto, anche ai tempi della scuola, collaboravo col giornalino scolastico, scrivevo articoli, eccetera. Poi è successo che è venuta a mancare mia nonna, una persona, io ero legatissima a mia nonna. Io scrivevo e le leggevo a voce alta quello che scrivevo. E in quel momento lì ho avuto bisogno di mettere su carta delle emozioni. E quindi proprio ho trovato rifugio nella scrittura, proprio per lasciare andare tutto quello che sentivo. Ed è nato un romanzo che insomma, l'ho dedicato a lei, contiene anche una poesia che ho scritto per lei, e poi via via, insomma, in questo modo. È nata questa voglia di far conoscere quel romanzo, proporlo poi alle case editrici e poi uno dopo l'altro, insomma, è stata una passione che ha preso, che si alimenta di se stessa questa passione. Eh beh sì, la scrittura una volta che entri in quel vortice è come l'ossigeno, Sì, non puoi farne a guarda, meno. hai utilizzato un termine che proprio ho scritto io nei ringraziamenti proprio di questo libro di cui ti parlavo, che è Banali Momenti Speciali, della Genesis Publishing, che io dico che i lettori sono ossigeno per chi scrive, perché poi quando ti arrivano, no, i pareri, ti dicono quello che pensano, o ancora meglio quando ti dicono mi sono ritrovata tra quelle righe, oppure la storia, è la storia della mia vita. Ecco, qualcuno per Ruggero Aida, con questi 30 anni di differenza, hai scritto la storia della mia vita. O ancora di più, per Una promessa per sempre, quando ci hanno contattato i familiari proprio di questi ragazzi scomparsi in mare, e poi sono intervenuti anche nella nostra presentazione, è un'emozione grandissima. Beh, Quindi le emozioni forse sono le cose veramente più belle che possono regalare i libri, al di là delle recensioni, delle vendite, innanzitutto le emozioni. esatto, che devono farci vivere in primis a noi che li scriviamo. Perché Esatto. sai cosa mi è stato detto a me quando ho iniziato? Che se scrivi un libro è perché ce l'hai dentro e il libro devi scrivertelo per te, Sì, perché sei tu sì, sì. il primo lettore. Giusto. Devi ritrovarti innanzitutto in quello che scrivi senza andare a guardare le mode, i generi, ti devi trovare tu in quello che scrivi, devi andare d'accordo con i tuoi personaggi, perché poi io dico sempre che sono anche un po' loro che ci indirizzano mentre scriviamo, no? Quindi fanno parte, diventano i nostri libri, i nostri personaggi, diventano parte della nostra giornata, della nostra vita, diventano quasi vivi, si animano e ce li troviamo proprio addosso, non si staccano più, almeno è questa la sensazione che io ho. Guarda, i miei sono degli anarchici puri, nel senso che io cerco di mandarli per una strada, ma loro poi prendono tutte altre direzioni al di fuori di quella che io avevo prestabilito. Sì, ti capisco. Prendono vita propria e iniziano ad agire per conto loro. Senti, un genere che non ha mai scritto, ma che vorresti sperimentare? Allora, un giallo puro mi piacerebbe. In realtà qualcosina ho scritto, ma lo chiamo giallo senza morto, ecco. Quindi, ho scritto un giallo nel senso di mistero, però un giallo puro alla Montalbano, ecco, mi piacerebbe così. Ambientato dove? In Sicilia, Ah, perché io quindi ambiento. proprio alla Montalbano in tutto e per tutto. Un bel giallo alla Camilleri, proprio sì, proprio così. Mi piacerebbe in questo modo ambientarlo proprio nella mia terra. Però ancora non ho l'idea. Ho letto i gialli perché poi mi piacciono, però non sono riuscita a scriverne uno puro. Guarda, il suggerimento che ti posso dare, vai sul classico cliché perché non se l'aspetta nessuno. Quindi fa che l'assassino è il maggiordomo, ma nessuno ci punterà sopra, fidati. Perché dicono è troppo scontata la cosa. Almeno per iniziare ci proverò.
Senti, stai già lavorando a qualcosa di nuovo oppure sei in una pausa di riflessione, di relax? Dici, per il momento lascio fermentare qualche idea. Libro nuovo in uscita con la Pav Edizioni, spero il mese prossimo. Posso anche anticipare il titolo: Assolutamente sì. L'antica cioccolateria dei sapori ritrovati. Abbiamo un cioccolataio piemontese che incontra un pasticcere vicino. Insieme lavorano e creano dei dolci al cioccolato stupendi. Come puoi capire, un libro nato durante il lockdown contiene il ricettario di tutti i dolci che loro realizzano all'interno di questo libro e purtroppo durante il lockdown l'ho provati quasi tutti, quindi Ecco, no, mi stai facendo venire fame, sappilo, solo a parlare di cioccolato. Quindi un libro, un nuovo tipo di libro, nel senso che ho raccolto le ricette di dolci al cioccolato non soltanto dai siti, dai libri di maggior successo, ma anche le classiche ricette della nonna, quindi quelle che mi hanno proprio suggerito, quelle che non si trovano nei libri, le ricette provate in famiglia, da amici, parenti, e le ho inserite all'interno di questo romanzo, in questa storia molto bella che si svolge all'interno di una pasticceria ericina, dove passano tanti personaggi, ciascuno con le loro storie, personaggi anche del paese che ricorrono spesso tra intrecci e conoscenze, insomma viene fuori questa bella amicizia tra il cioccolataio e il pasticcere. Beh, sono veramente curiosa di leggere le ricette e di mangiarmi il libro. Cioè, no, volevo dire di leggere il libro e gustarmi le ricette. Mi confondi. Prossimo sarà già pronto, sia in libreria che online. E poi ci sono altri libri, ecco, alcuni che ho finito di scrivere, altri invece che sto finendo di scrivere. E niente, speriamo insomma che vedano la luce forse dentro quest'anno o anche l'anno nuovo. Te lo auguro perché comunque un libro nuovo non fa mai male averlo a disposizione per leggerlo. I Senti. libri non mai male in genere, comunque, sono sempre, qualunque, io dico qualunque tipo di libro, qualunque genere, purché si legga, perché apre la mente, piuttosto magari che, soprattutto lo dico ai giovani, ai giovanissimi, ecco, piuttosto che stare magari davanti ai videogiochi, un libro è quello che ti aiuta anche a scrivere bene. Silvia, da dove prendi ispirazione per i tuoi romanzi? Dalla quotidianità, dalla vita quotidiana, ascolto, vedo, cioè delle volte mi è successo, guarda, anche in spiaggia, no? Sentire una discussione di qualcuno che mi stava accanto e ho pensato, guarda un po', può diventare anche una storia. Quindi in genere dalla vita quotidiana, perché le storie che racconto sono tutte storie di narrativa contemporanea, di vita reale. E quindi magari dove ci si può riconoscere, dove il personaggio può essere anche il vicino della porta accanto, quindi personaggi semplici. Quindi le storie sono tutte storie tratte dalla quotidianità, storie d'amore, storie di vita, storie d'affetto, di amicizia, legame con i genitori, oppure segreti di famiglia, segreti non confessati, che poi magari vengono a galla, amore tra i banchi, quindi normalità, vita normale. Senti, in tutto questo la tua famiglia ti supporta o ti sopporta? Entrambe le cose, mi supporta, mi supporta nel senso che mi concede i miei spazi, sa che la sera è lo spazio mio, non voglio essere disturbata, mi incoraggia ad andare avanti anche in quei momenti, sai, di stop, no? Perché li abbiamo quei momenti in cui dice basta, non voglio più andare avanti. E poi mi sopporta quando magari durante, che so, la stesura di un libro, qualcosa non va, o durante l'editing, oppure quei momenti che abbiamo, di malumore perché magari, non so, si attende un risultato che ancora non arriva, magari arriverà dopo. Oppure tante cose che ci possono essere, non si trova, ecco, quando si scrive e poi a un certo punto ci si ferma e non sai più come procedere, cosa far fare
a questi personaggi, no? Allora ci sono quei momenti un po' così, quindi entrambe le cose, supporta e sopporta. Ed è la cosa più importante per uno scrittore. Assolutamente, assolutamente. Poi condivido la passione per la lettura e la scrittura anche con mia figlia, che ha 15 anni ed è una delle migliori clienti della libreria qua del paese, sicuramente. È cliente assidua, come quelli che vanno al panificio. Lei invece va in libreria, la stessa cosa. Quindi, tra l'altro, assieme stiamo scrivendo anche qualcosina ed è una bellissima esperienza questa. Sì. Sì, riuscire a condividere questa passione con la figlia fino a mettere qualcosa per iscritto insieme. Beh, è veramente una bella iniziativa, un bel traguardo, credo, per una mamma scrittrice. Sì, assolutamente. Anche lei ha scritto qualcosina di suo in piccolo, però adesso aveva lei un sogno da mettere per iscritto, me ne ha parlato, e siccome si tratta di uno storico, e allora l'ho aiutata nelle ricerche, insomma. Ecco, tra i vari progetti di cui ti parlavo prima c'è anche questo, la speranza di trovare una strada a questo saggio storico che le ha voluto scrivere. Beh, io me lo auguro veramente di cuore, perché abbiamo bisogno di giovani scrittori. Non che noi siamo vecchie, oh, parliamoci chiaro, però sai, in un futuro, quando noi ormai saremo le Agatha Christie della letteratura, è giusto che ci siano delle nuove leve. Ma poi, secondo me, chi scrive è un po' come il vino, no? Più invecchia migliora, nel senso, la scrittura è esercizio, quindi più che esatto. Si va avanti, i testi escono sempre più puliti, più rifiniti, insomma, anche le storie sono migliori. Cioè, perlomeno io vedo, leggendo il libro di esordio e poi leggendo l'ultimo, trovo differenza anche stilistica, soprattutto nei dialoghi, che adesso li trovo più dinamici anche. Beh, sai che c'è, che comunque sia, non si smette mai di imparare, e non si smette mai di imparare anche a volte dai propri errori. Quindi, assolutamente. Magari i nostri primi libri, i nostri libri di esordio, appunto, sono magari pieni, tra virgolette, di errori stilistici, di formattazione, di impaginazione, però sono stati anche la nostra prima palestra di roccia, no? Assolutamente, assolutamente, sono quelli che ci hanno avviati in questo mondo e hanno delle ingenuità magari stilistiche che poi pian piano, poi magari quando cogli dei suggerimenti dei lettori che sono importanti, io l'ho preso in considerazione, nel senso usa meno punti esclamativi, usa meno puntini di sospensione, tutte queste cose qua, e poi chiaramente anche ti leggi le recensioni del blog, se magari lo fai vedere da un editor e hai altri suggerimenti, poi piano piano fai questo bagaglio. Sì, questo bagaglio che ti serve per tutti gli altri. Senti, ultima domanda, perché siamo quasi arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Avresti il coraggio di rimettere le mani sul tuo primo libro? Lo sto facendo, sì. Allora sì. Perché tra l'altro sì, sto rivedendo il mio libro, perché tra l'altro uscirà brevissimo con una nuova cover, proprio perché per un discorso un po' più pratico, nel senso la casa editrice chiude battenti dopo tanti anni, avevo pubblicato nel 2015 e quindi io mi sono ripresa il file del mio libro, di conseguenza lo sto affidando ad una brava grafica che già ci sta lavorando, e di conseguenza a breve uscirà con una nuova veste grafica innanzitutto, e poi chiaramente rivisto nei contenuti, nello stile, senza stravolgere la trama, perché è stato molto amato, quello anche più letto di tutti i libri, ti dico, ecco perché ti dico inaspettato, libro di esordio anche il più letto, e di conseguenza sì, per ripulirlo, per renderlo più fluido nel testo. Beh, allora, detto questo, ti faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro. E grazie. Ti chiedo le ultime due cose, che sono forse le più importanti. Dove i nostri ascoltatori possono trovare i tuoi testi, quindi i tuoi libri, e dove possono seguire le tue avventure? Allora, i libri si possono trovare tutti innanzitutto negli store online oppure nelle librerie. Possono essere ordinati nelle librerie. E poi ho la mia pagina autore,
che si chiama Silvia Maira, scrittrice per passione, che condivido con mia figlia, che si chiama Serena Libri all'Orizzonte, perché lei gestisce un blog di scritture, lo gestiamo insieme, ma è lei quella l'ideatrice di questo blog. Quindi la pagina Facebook si chiama così, Silvia Maira, scrittrice per passione, Serena Libri all'Orizzonte. Per chi vuole seguire invece le vicende di Una promessa per sempre, che è il libro dedicato alla storia vera, c'è una pagina dedicata che si chiama proprio Una promessa per sempre. E poi mi possono trovare anche su Instagram. Perfetto, io non posso far altro che ringraziare te per la compagnia, ringraziare i nostri ascoltatori che ci hanno seguito fino a qui, e vi do appuntamento alla prossima puntata, e mi raccomando, continuate a seguire WebLab TV. A presto!